Radio Radicale, siamo con la Presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle per parlare del, della rivolta nel carcere di eh, Sanremo. Allora eh, Rita Bernardini del Partito Radicale ha fatto sapere che Madame martedì a mezzanotte inizierà uno sciopero della fame per la situazione nelle, nelle carceri. Lei che idea si è fatta della, della situazione di Sanremo? Definirebbe quello un carcere diciamo, sovraffollato o, o ritiene che ci siano altre? ragioni su quello che è accaduto. Certo è che eh, il sovraffollamento delle nostre carceri non è stato ancora risolto e che gli interventi fatti nelle precedenti legislature, in particolare nell'ultima, non sono stati eh, in qualche modo definitivi e risolutivi delle situazioni problematiche che c'erano. Il governo già ora eh, sta predisponendo degli interventi di edilizia carceraria e, e di... Eh, Ovviamente, riforma anche in qualche modo di dotazione del giusto organico. Bisogna partire da un presupposto in questo caso: che, eh, certo, sono importanti e fondamentali i diritti e le condizioni dei detenuti all'interno delle nostre carceri, ma altrettanto importante è la tutela degli agenti di polizia che nelle carceri vivono ogni giorno insieme a tutti gli operatori penitenziari. E quindi è per questo che eh, anche di recente è stata fatta questa circolare da parte del capo del DAP, Basentini, proprio per permettere in qualche modo modo che di fronte ad episodi gravi di violenza si attuino immediatamente dei trasferimenti e che si diano attuazione agli strumenti di ordinamento penitenziario che già esistono, l'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario, il 14 bis sulla sorveglianza speciale e altri, altri interventi eh, che, eh, che già esistono nel nostro ordinamento penitenziario che dobbiamo far funzionare semplicemente. Ecco, la circolare eh, Basentini in che cosa eh, consiste? Allora, il trasferimento, dove avviene questo trasferimento? Eh, e in questo caso ha capito quanti saranno i detenuti trasferiti da Sanremo? In, in strutture, quando ci sono episodi eh, meno gravi eh, di violenza, si tratta di comunque strutture eh, carcerarie dello stesso, distret dello stesso distretto. E nei casi più gravi, invece, si parla anche di trasferimenti che ovviamente dovranno essere fatti fuori dal, eh, fuori dal distretto e, e quindi in regioni eh, sostanzialmente diverse da quelle in cui eh, il, detenuto, eh, il detenuto già eh, scontava la pena, eh, in strutture carcerarie che siano appunto più lontane. Questi trasferimenti eh, di solito avvenivano con una certa eh, burocraticità e con determinati passaggi di fronte si sta dicendo a casi di eh, gravi episodi di violenza e eh, questa circolare permette di eh, avviare degli automatismi diciamo, un po' più eh, veloci per eh, effettuare questi trasferimenti e, e ovviamente e cercare di calmare le situazioni all'interno degli istituti penitenziari e, è chiaro che eh, non è da criminalizzare eh, un carcere o un istituto penitenziario piuttosto che un altro e io eh, non credo che la situazione eh, di Sanremo o eh, di altre carceri eh, possa essere indicata o per dire quello che è successo a Rebibbia possa essere criminalizzata per dire in quel carcere le cose eh, non funzionano e i modelli rieducativi o i percorsi che ci sono non vanno bene. Semplicemente eh, può succedere ovunque, questo è il vero problema che abbiamo in Italia. Ci sono dei problemi in tutta Italia delle nostre carceri, e quindi gli interventi devono essere fatti mirati a eh, ristabilire un modello rieducativo. Educativo che deve funzionare meglio, il lavoro penitenziario che deve essere rimesso al centro, la dignità del detenuto che deve continuare ad esistere, ma allo stesso tempo, di fronte a questo tipo di episodi gravi di violenza, e, e delle misure eh, più eh, istantanee più veloci dovevano essere prese. Ed è questo che è stato fatto anche con gli interventi eh, sia da parte del DAP sia eh, anche da parte eh, di questo governo e del Ministro della Giustizia, che subito sia dopo i casi di Ria Bibbia, sia adesso dopo il caso di Sanremo, si sono subito posti. Il il problema di eh, portare comunque delle, delle, eh, degli interventi veloci, degli interventi eh, immediati, di non aspettare oltre. Gita Bernardini dice che non, non esiste un, diciamo, un piano di edilizia eh, carceraria che è un tema che è stato spesso eh, utilizzato anche dalla, dalla, dalla vostra parte politica, è così? In realtà non, esi non è esistito nei negli anni scorsi. Noi ricordiamo che abbiamo avuto eh, ben eh, insomma, due commissari straordinari per le carceri, se non tre che si sono succeduti e che eh, con ingenti somme eh, di eh, denaro spesi eh, per, eh, perché si doveva cercare in qualche modo di affrontare il problema carcere e di eh, adeguarci a quelle che erano eh, le previsioni della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo siamo ancora in una situazione di sovraffollamento carcerario evidenziata sia dal garante nazionale dei detenuti ma eh, sia anche dalla situazione che vediamo tutti i giorni quello che stiamo eh, semplicemente che sto, questo governo sta facendo e che anche noi come Parlamento saremo chiamati a fare è quello sicuramente di non eh, arrivare a eh, dimenticarci del problema carcerio di pensare che soltanto con interventi normativi si possano migliorare le cose e parlo ovviamente di amnistie o indulti che già sono state eh, assolutamente eh, inefficaci in tutte eh, le precedenti legislature quando sono stati fatti. Quindi questo non è, non sono gli interventi che eh, ci si aspetta da un paese civile democratico come il nostro. Ci si aspetta, però appunto di avere un piano di edilizia eh, carceraria e non solo, che ci sono semplicemente questo governo, ovviamente sulla base degli studi fatti precedentemente e, e, delle, e, e, di, e della situazione esistente, e, e gli interventi che farà li metterà in campo eh, sia nella prossima legge di bilancio sia nelle occasioni dal prossimo anno in poi perché non ci possono fare più piccoli interventi ma c'è bisogno ovviamente di, di una soluzione. Eh, Organica. Partiamo intanto eh, dal, eh, dal dotare gli istituti penitenziari eh, delle, eh, delle persone e degli operatori di cui eh, hanno bisogno, quindi io non, non possiamo più eh, vedere eh, operatori all'interno del carceri, pochi psicologi, pochi educatori, pochi agenti di polizia penitenziaria, pochi percorsi rieducativi, sono questi diciamo, gli interventi principali che per ora bisogna fare. È chiaro che c'è anche la parte di edilizia penitenziaria e di edilizia carceraria eh, un passo alla volta. Siamo al governo da, da poco tempo e, e, e si sta operando da, da, da 4-5 mesi, però eh, questo, eh, son, questi sono i temi su cui ci confronteremo da qui in avanti sicuramente. Ultima questione che riguarda gli ICAM, nel corso del question time in Commissione Giustizia, l'ultimo presieduto dall'onorevole Marchetti, lei eh, ha altri impegni, eh, si è parlato di, 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 queste, di queste strutture, del fatto di togliere i bambini dalle, dalle, dalle carceri. Eh, cosa si, si, si sta facendo? c'è stata la risposta dell'onorevole Ferraresi, lei cosa vuol dire? No, posso dire sicuramente su questo che eh, già eh, per il problema riguardante eh, i giovani adulti e anche il de, il cosiddetto, la cosiddetta attuazione della delega eh, sul, eh, su ciò che riguarda il Ehm, l'ambito della detenzione minorile eh, c'è eh, un intervento che questo governo eh, farà e, e vuole fare perché eh, si è deciso comunque di portare in attuazione quella delega e di non lasciarla eh, come dire, eh, lettera morta e quindi eh, l'attuazione della delega sull'ambito della detenzione minorile ci sarà e è chiaro che eh, questo è un tema molto delicato che anche dopo i fatti insomma, successi a Ribbia devono far eh, riflettere maggiormente e queste strutture devono funzionare. Stiamo semplicemente dicendo, dicendo questo, eh, che eh, un intervento da parte del governo eh, ci sarà ed è, è una riflessione che faremo anche come Parlamento nei prossimi mesi perché non può bastare insomma, la... Eh, non può bastare la normativa esistente ad oggi. La ringrazio molto della sua disponibilità, è stata molto gentile ad averci ricevuto. Ringrazio la Presidente della Commissione giustizia della Camera, Giulia Sarti, del Movimento 5 Stelle.